Ciao! Allora, non vi spaventate, questo non è un trucco per Halloween, sono semplicemente io completamente struccata e con gli occhiali perché non avevo voglia né di truccarmi né di mettermi le lenti perché ho un po' mal di testa, però avevo voglia di fare un video così per passare un po' di tempo e per farvi vedere le ultime cosine che ho comprato, ovviamente di make-up. Veramente ho fatto anche un po' di acquisti di abbigliamento, non so se vi interessa vederli, non lo so, fatemelo sapere. Non sono molto brava a fare video outfit o comunque di abbigliamento, però insomma ci posso anche provare. Se vi interessa, lasciatemi sempre un commentino qua sotto. Io mi scuso anche oltre per la mia orrendissima faccia, anche per la luce. Infatti, non so se caricherò questo video perché io nella preview vedo praticamente tutto in ombra, quindi non lo so, vediamo un attimo una volta che lo passo poi sul computer se si vede bene. Comunque potete capire che qua fa abbastanza freddo perché io ho esattamente due maglioni a collo alto. E niente, allora partiamo subito con gli acquisti. Vediamo un attimo, io qua ce l'ho. Ah no, partiamo da questa qua che è la cosa più carina. Allora io sono un po' addormentata, devo ammetterlo. Non mi sono mai accorta che nella mia città c'è Muji. Muji, non so se lo conoscete, io ne ho sentito parlare diverse volte qua sul tubo. E niente, praticamente vende tutte queste cosine un po' particolari, un po'. Queste cosine qua. E ovviamente è scritto tutto in non so cos'è qua, giapponese dovrebbe essere, quindi non si capisce niente. Però sono queste specie di pastigliette qua. Ce ne sono all'interno 2, 4, 5. Sono comodissime. Praticamente come funzionano? Magari poi vi potrei fare anche un video se vi interessa. Sempre lasciatemelo scritto, lasciatemi un commento qua sotto sull'utilizzo. Praticamente queste pastigliette si bagnano. Una volta bagnate diventano una maschera in tessuto per il viso. Quindi io che cosa faccio? La bagno, bagno proprio una pastiglietta di queste. Questa praticamente inizia tipo a frizzare, no? Diventa grande, diventa a forma del viso con i buchini per gli occhi e per il naso e la bocca. E poi voi che cosa fate? La imbibite del prodotto che volete, che può essere una miscela di oli, una miscela di burro, in base alla maschera che poi volete fare, in base alle esigenze che avete. A me piace farlo con la mia crema idratante, quindi mettere un buono stato di crema idratante e metterla sul viso, oppure imbibirla bene di miele. Una volta che ti hai imbibito bene questo tessuto, l'andate ad applicare sul viso ed è come se aveste comunque una maschera di quelle comprate con il vantaggio che comunque ve la siete fatta voi, quindi sapete che cosa c'è all'interno e che non ci sono schifezze. E queste qui le ho pagate, date, qua, 673, eccolo qua, 2,25 euro. Quindi 2,25 euro ho praticamente 5 maschere fai da te. La trovo un'idea molto carina, anche molto pratica per chi viaggia, no? Per portarsele dietro. Comunque occupano pochissimo spazio, la possibilità nell'arco della settimana che sono fuori di comunque poter continuare la mia routine quotidiana di pulizia del viso. E sempre lì ho comprato questi qua. Questi qua, aspettate che ve li apro. Sono delle mezzelune fatte sempre di è un misto di garza e cotone e queste qua si possono utilizzare. Allora, nascono come patch per il contorno occhi, quindi con la stessa identica funzione di questi qua, le imbibite di qualunque sostanza riteniate opportuna, quindi può essere semplicemente un gel di aloe per decongestionare il contorno occhi, può essere semplicemente un po' di tonico che utilizzate da mettere sempre in questa zona qua, insomma comunque sia qualcosa che sia specifico per il contorno occhi, quindi non niente di aggressivo. Si imbibisce, si appoggia in questa zona qui e si lascia agire. Io in realtà li ho presi anche per quando trucco le modelle, comunque per il trucco, di modo tale da appoggiarli qua sotto e far sì che raccolgano i fallout.
quindi senza dover andare poi ad applicare cipria oppure fare prima gli occhi e poi la base. Se ho la necessità di modificare velocemente un trucco già fatto, quindi da un trucco beauty passarlo magari a un trucco moda, quindi utilizzando del nero, non faccio nient'altro che applicare uno di questi. Lo prendo e gli vaporizzo sopra un po' di Fix Plus, di modo da rendere un pochino appiccicoso il tessuto, perché altrimenti se io lo appoggio così ovviamente scivola. Quindi lo bagno un pochino con il Fix Plus, lo appoggio. Faccio il trucco, lo tiro via e ovviamente il trucco sotto non si rovina, no? Con il Fix Quindi anche Plus. questi qua sono molto, molto utili e questi qui li ho pagati anche questi 2,25 euro. E poi ho comprato anche questa scatolina qui, che è una scatolina abbastanza piccola, vedete? E all'interno ha questi scomparti qua. E io l'ho comprata in realtà per metterci all'interno tutte le decorazioni per nail art, perché mi si è rotta una ruota di quelle che ho e quindi sono andate a finire un po' dappertutto queste pietruzze, queste decorazioni, quindi avevo pensato di trasferirle qua dentro, insomma, è anche più pratica. Volendola si può utilizzare anche come mini tavolozza, no? Uno se lo porta dietro, potete utilizzare questo lato qua oppure gli scomparti qua come tavolozza per miscelare colori, creare cose nuove. Insomma, è carina e ce n'è di diverse dimensioni, diverse forme. Bel prodotto anche questo e costa, ma Un euro sta anche da cinquanta. MAC. E da MAC ho acquistato due rossetti che sono entrambi della linea Cream Sheen, quindi sono coprenti ma lasciano comunque un effetto abbastanza lucido. E ho preso, aspettate che ve li faccio vedere, Offshot e Brave Red. Allora, Brave Red mi piace da morire, è il rossetto che ho nel tutorial, quello per Halloween del trucco di Catwoman. Anzi, faccio anche che buttare le scatole già che ci sono, ed è questo rosso. Purtroppo mi rendo conto che la luce non è delle migliori. Magari poi vi metto degli swatch. Comunque, è questo rosso. Allora, sapete che io non so descrivere i colori. È un rosso, non eccessivamente freddo. Non tende all'arancio ed è questo qui. Faccio prima a farvelo vedere perché sapete che non riesco a descrivere. Comunque, se volete vederlo meglio, basta andare a dare un'occhiata al tutorial su Catwoman, lo utilizzo quindi lo vedete. E poi c'è Offshot. Offshot invece lo vedrete in un tutorial che devo ancora caricare ed è un tutorial che mi avete chiesto proprio voi su Facebook. Ero uscita una sera con un'amica, avevo fatto un trucco sul verde e molte mi avete chiesto il tutorial, quindi l'ho già fatto, lo devo solo caricare. E lì utilizzo questo qua, quindi me lo potete vedere lì. Ed è questo colore qua, che per me, per la mia pigmentazione di labbra, vedete che... No, non le vedete perché è scuro. Comunque, io ho le labbra molto scure, hanno anche il contorno nero, quindi insomma... Per me i nude non sono i colori rosati, chiari chiari, per me questo qui sulle mie labbra fa effetto nude. Ed è praticamente un color marroncino tendente a rosato con un sottotono malva. Sembra che io stia dicendo delle stupidaggini, ma vi dico che è la verità. È questo qui. È il colore. Provo a farmi uno swatch, vediamo se si vede qualcosina in più. E vabbè. Anche io, se magari facessi questi video di giorno, sarebbe una cosa migliore. Yuppie! Esaurimento da noia si chiama questo. Comunque, andando avanti. Sempre da MAC ho preso anche questo ombrettino qui,
tenuto tutte le scatoline per farveli vedere, ma quanto sono brava. Allora, ecco questo ombretto qui che si chiama, e ovviamente io ho preso la cialdina per finire una delle mie palette ed è uno dei miei preferiti. Aiuto. Aspettate. Expressive Pink. Eccolo qua. Ed è questo rosa. Non vedete niente. È questo color salmone. Salmone rosato con dei riflessi oro, bellissimo. È inutile che io tenti di farvelo vedere, tanto non vedete niente. È Questa magnifico, a tipologia me di l'ombretto ombretto fa risaltare molto gli occhi azzurri. Sapete che tutte le tonalità sull'arancio fanno risaltare molto l'occhio azzurro per la teoria dei colori. Sapete che l'arancio è verde? Lo sapete? Perché se non lo sapete potrei fare un video, eh? Fatemi sapere sempre con un commentino qua sotto se vi può servire un video sulla teoria dei colori. Comunque sia, bellissimo prodotto, non sto a tesservire lodi di questi prodotti, tanto li conoscete benissimo. Ottimo per gli occhi azzurri, dici, ma tu che te lo sei comprato a fare? C'hai gli occhi marroni? Sta bene anche sugli occhi marroni, sugli occhi castani. E poi, ultimo prodotto che ho comprato. Allora, è questo qui di una collezione, che io poi con le collezioni come colori, sapete, non gli sto dietro. Quindi non ricordo assolutamente il nome della collezione, so solo che questo qui è uno shade stick ed è il numero, ed è il Cake Shop. Ed è un colore. Pensate che per me è difficile descrivervi i colori normali, figuriamoci questo. Allora, è una specie di misto tra un oro e un argento con dei riflessi leggermente verdastri. Io ve lo faccio vedere, ma tanto purtroppo non vedrete nulla. Comunque, questo qui. Non ricordo se l'ho utilizzato in qualche tutorial questo. Questo qua è lo swatch. Eccolo qui. Vedete che è molto molto bello, cioè molto intensa come colorazione. A me piace veramente tanto e poi non mi va nelle pieghette, quindi insomma mi piace molto come prodotto. Poi ho acquistato, con MAC abbiamo finito, sono passata da Essence, quindi OVS, ho tenuto anche tutte le bustine. Da Kiko ho preso, ma perché oggi c'è tutte queste S così alla calabrese, non lo so. Ho preso, forse perché parlo troppo dialetto in casa, ho preso questo rossettino qua, del quale mi sono innamorata istantaneamente. Uno per il packaging, cioè è veramente bellissimo. Tac! E viene via, mi piace da morire. Ed è anche qua un colore particolare, e voi lo vedete bordeaux, in realtà è un fucsia, però non un fucsia acceso, un fucsia più violaceo, tipo un color fragola. È magnifico sulle labbra, questo qui sta da Dio alle more. More, castane, incarnato olivastro, sta benissimo questo colore, io lo adoro. E questo qui è il numero 513. Non so dirvi la linea, ma cioè non so dirvi il nome della linea, però fa parte di quella linea di ma ce la faccio a parlare oggi? No, non ce la posso fare. Allora, questo qui è il 513 e fa parte della linea di quelli cremosi, adesso non mi ricordo come si chiama, creamy e qualcosa probabilmente, ed è il 513, magnifico. Poi invece da OVS di due prodotti che sono
Stay All Day, uno dei due, e se non erro è il Still the Show, lo trovate sempre nel video di Catwoman, dove c'è il rossetto di MAC, ho utilizzato anche questo qui. Allora, dovrebbero essere tre o quattro colorazioni. No, quattro colorazioni. Allora, io ho preso Still the Show e Glam Me Goes Too. Ce ne sono altre due, di cui una è molto, proprio un silver, molto argentata. L'altra invece è nera con i glitterini. Prima di farvi vedere le colorazioni, vi dico che io questi qua li ho provati. Non fanno una pieghetta neanche dopo 10 ore, almeno su di me non l'hanno fatta. Fate conto che io ho una pelle tendenzialmente secca, non ho una palpebra oleosa, però se non applico una base sotto, comunque l'ombretto dopo un po' mi se ne va tutto nelle pieghette. In realtà questi qua sia da soli che come base sono veramente molto molto buoni. E allora vi faccio vedere il Glammy Goes To è il numero 2. Ed è questa specie di oro bruciato, è bellissimo. Provo a farvi uno swatch, ma è veramente magnifico. Poi hanno una texture molto setosa, mi piacciono tantissimo. Infatti io dico al signor Essence, fatene anche altri colori perché sto giro ci avete azzeccato. Ed è questo colore qua. Mentre invece Still the Show è lo 03, quello che comunque troverete anche nel video. Ed è questo grigio. È un grigio abbastanza scuro, con dei riflessi sembrano sul viola. È molto particolare come colore. Ed è questo qua. Veramente molto, molto. Guardate come sono luminosi, come piacciono da morire. Poi, se ce la faccio a chiuderlo. Poi ho preso della linea per le unghie questo smaltino qui per nail art, che credo sia della nuova collezione, non perché io lo sappia, ma solo perché io ho letto new. Ed è un, anche qui non vi so dire, un viola, un violetto prugna, melanzana, chi più ne ha più ne metta. Vediamo se lo apro, forse lo vedete meglio. Ed è di questi qua, vedete, col pennellino sottile proprio per nail art. Mi piaceva tanto, l'ho preso. Poi della collezione, quella Urban Message, non mi piaceva niente. La mia amica ha preso l'ombrettino, quello a gessetto, quello più aranciato salmone. Devo dire che è molto carino. Ma a me non ispiravano più di tanto. Non ho preso niente se non i due rossettini che sto adorando veramente tantissimo. E sono, vabbè, ce n'erano tre. Quello grigio non l'ho preso perché tanto non l'avrei usato, comunque non mi ispirava. Ho appena macchiato il pavimento. E poi ci sono il rosso e il corallo. Questo qui è il corallo e questo colore qui è molto carino. Questi sono, li ho trovati molto idratanti. Non durano tantissimo, li mettete, insomma, un paio d'orette così vanno via, sono molto. Ed è questo qua, eh. Sono molto, insomma, per 2 euro. Però sono molto carini come colore. Poi c'è il rosso, che è questo qui, che sembra praticamente uguale al corallo, ma in realtà non lo è. Ed è. Ma che posti scelgo io? Ed è questo qua. E poi ho acquistato questo qua. Ho acquistato questo qui che è il nuovo mascara. Mi incuriosiva tantissimo. Ah, che bello! Lo prendo, lo prendo, l'ho trovato. Allora,
2 in 1 volume. Ti attira tantissimo, bellissimo, viola, fucsia. Praticamente come funziona? Lo scovolino è unico. Ed è questo scovolino qua che è molto grande. Aspettate che ve lo faccio vedere vicino a un dito così. Vedete? È molto grande. Anzi, sapete che vi dico ora? Ve lo faccio proprio vedere. Adesso lo provo e vi faccio vedere la differenza tra un occhio e l'altro. Allora, praticamente loro che cosa dicono? Se tu applichi lo step 2, hai tanto volume, se applichi lo step 1 hai definizione. Step 1 e step 2 non cambia assolutamente niente perché lo scovolino è identico che è questo qua, se non il fatto che se tu vuoi fare lo step 1, sviti qui, tiri, vedete che lo scovolino è lo stesso, però cosa... Ah, aspettate, l'ho fatto vedere troppo in fretta. Allora, lo scovolino è identico, però cosa succede? Che quando io vado a tirare si pulisce ulteriormente, vedete che il prodotto rimane tutto qua, quello che era in eccesso, quindi avendo lo scovolino più pulito, l'effetto è meno intenso. Quindi il prodotto praticamente, cioè, a mio avviso non cambia niente, secondo me sono molto uguali, però lì decidete voi, più volume, step 2, meno volume, step 1. Adesso io lo provo e ve lo fo vedere. Anche se secondo me non vedrete assolutamente niente, ma... No, vabbè, parliamone. Giuro che non sono occhiaie, eh. Allora, step 1. Tanto lo sto mettendo guardandomi nella preview, quindi... Allora, questo qui è lo step 1, che dovrebbe essere appunto quello più definito, insomma, quello dove praticamente lo scovolino viene fuori più pulito. Io non vedo niente. Ok, e poi invece di qua facciamo lo step 2, quello dove lo scovolino invece è più intriso di prodotto. Io trovo che lo step 2, quindi questo dove lo scovolino è più intriso, più che dare volume faccia praticamente un unico mega ciglione, nel senso che trovo che non riesca a separare bene le ciglia e non dia volume, ma essendoci troppo prodotto, vada solo ad attaccare tra di loro le ciglia. Aspettate un attimo, cerco di... Allora, proviamo così. Vedete? Cioè io non noto nessun tipo di volume. Io noto solo le ciglia tutte appiccicate tra di loro e questo qui invece è quello più naturale. Quello più naturale, in effetti, se notate, non appiccica tra di loro le ciglia, però non dà volume, non fa niente. Ma io non lo ricomprerei e non mi sento neanche di consigliarvelo. È vero che lo uso da poco, però non... Ah, il mio frigo. Vi dicevo, io non me la sento di consigliarvelo. L'ho acquistato così per curiosità, poi insomma, se non ricordo, sono pagato 2-3 euro, non è che Però l'ho buttato. Non mi piace proprio per niente. E poi ho acquistato quest'altro ombrettino qua perché ultimamente ho questa fissazione degli ombretti verdoni con riflessi oro ed ho preso questo qui che è della linea Shimmer ed è il 52 Olive Garden. Ed è questo magnifico verde con i riflessi oro. Allora, questo è il colore. Proprio un colore verde oliva. Questo qua.
Ed è la fine di tutti i mondi applicato sopra. Guardate che bello che viene fuori così, guardate. Questo qua. La base di MAC. Vedete? Questa qua. Lo shade stick che vi ho fatto vedere prima, proprio perché quello lì era una specie di grigio con dei riflessi verde oliva. Questo qui sopra ci sta veramente bene. Non so se riuscite a vedere la differenza. Aspettate, provo a riapplicarlo da asciutto anche vicino, giusto per farvi vedere. Allora, qua è da asciutto e qui è da bagnato, non da bagnato, scusate, e con la base sotto, e lo trovo veramente fenomenale. Bellissimo. Quindi questi erano i miei Sì. acquisti. Mi scuso per il video un po' oscuro, diciamo, con queste luci, ma avevo voglia di fare un video. Quindi al massimo vi metterò magari delle foto, insomma, vediamo un attimo come fare. E niente, vi mando un bacio grandissimo e al prossimo video. Ciao!